Ciao a tutti ragazzi, oggi mini vlog per dirvi che non ci sarà un vero e proprio video perché sto abbastanza in condizioni pietose, ora sono sotto effetto dell'Aulin e quindi riesco a fare qualcosa in più e a registrare, ma è tipo tardissimo, è martedì sera e di solito li preparo prima i video del mercoledì e invece lo sto facendo all'ultimo momento proprio perché appunto sto passando dei giorni da schifo. Sono ormai 3 settimane che vado avanti in questo modo. È iniziato tutto con un normale raffreddore, naso che colava, tosse e mal di gola. Poi nel frattempo mi è venuto tipo un dolore qui alla tempia con annesso dolore al dente alla stessa altezza, mi è passato subito. Poi la settimana successiva ho avuto sempre, mi sentivo debole, avevo sempre questo raffreddore, la tosse iniziava a diventare tosse con catarro. E vabbè, però dicevo sempre, vabbè, sarà il raffreddore. Nel frattempo poi andavo da Fra, quindi facevo su e giù col treno, non è che fosse il massimo. E nulla, poi mi sono iniziati a peggiorare, cioè mi è iniziato a peggiorare il tutto. Ho iniziato ad avere i dolori alla testa, le orecchie che mi si tappavano. Dalla parte destra della testa poi avevo lo stesso identico dolore a sinistra, quindi mi rifaceva male la tempia qui e il dente, non una parte sola, cioè tutte e due le parti insieme. Poi ha iniziato a propagarsi il dolore alla testa, mi è venuto dietro, mi è sceso un dolore assurdo tutto alla bocca, eccetera eccetera. Quindi poi col fatto che facevo su e in giù, che andavo da Fra, non potevo fare, diciamo, delle cure tra virgolette da poter fare a casa, perché dovendomi spostare di continuo avevo bisogno di qualcosa che facesse effetto tra virgolette subito. Ieri sono tornato, tra l'altro ho fatto il viaggio in condizioni pietose perché mi era peggiorato tantissimo questo mal di testa e quindi ho fatto quelle ore di viaggio veramente che non sapevo neanche come facevo a reggermi in piedi. E ho preso un Aulin ieri e stavo un pochino meglio, stamattina ero nuovamente in condizioni veramente pietose e mi è riniziato di nuovo questo mal di testa forte, mi prende dappertutto ed è talmente forte questo mal di testa che proprio mi toglie le forze. Oggi sono andato dal dentista perché comunque avevo dei dolori collegati al dente, avevo già fatto l'antibiotico e tutto, dato dalla dottoressa, però non mi avevano fatto un cavolo, quindi abbiamo detto proviamo ad andare dal dentista per sentire questa cosa dei denti. E in poche parole mi ha detto che se sto passando un periodo di forte stress, è cosa molto probabile, ci sta che io magari la notte stringo molto i denti senza accorgermene mentre dormo e quindi questa cosa a lungo andare mi causa questi dolori poi alla testa. Quindi lui mi ha detto non è niente di sicuro, però è molto probabile che sia questo. Ripensandoci, ci sta che sia questa cosa, perché ricordo che tempo fa, quando mangiavo una chewing gum, tipo dopo 3 secondi che masticavo sentivo un dolore fortissimo, cioè qua, come se io stessi masticando tipo da 3 ore. Intanto la videocamera sfoca di continuo, non si sa come mai, ma vabbè. E quindi ho pensato che magari potesse essere anche quello, che io la notte non me ne accorgo, stringo tantissimo i denti e quindi a lungo andare è quello. Però allo stesso tempo ho catarro, continuo ad avere il raffreddore, quindi è anche probabile che siano due cose, cioè più di una cosa messa insieme, quindi ancora peggio. Quindi ho fatto questa cosa che in teoria è una specie di apparecchio, loro la chiamano una mascherina che va messa sotto, da portare la notte, solo che vabbè ora non può essere pronta subito, quindi vabbè, secondo loro già cioè se il problema è quello, già nel giro di 24 ore la differenza la vedo, quella si mette di notte e in teoria se io stringo ancora i denti vado a fare pressione su quella mascherina, non sui denti, quindi in teoria mi passa quella cosa lì. Hanno detto di persone che addirittura la usano durante il giorno, bla bla bla, però vabbè, sono un po' contrario a queste cose perché non mi piace molto dipendere da sta roba. Però insomma, staremo a vedere. E nulla, mi pareva brutto non fare proprio un video, quindi anziché scrivere un post sulla pagina dove dicevo i motivi bla bla e quindi ci mettevo 3 ore,
ho approfittato di questo momento in cui sto, tra virgolette, meglio, anche se comunque sono tutto tappato, ho l'orecchio tappato, ho sempre un po' di mal di testa, dolori ai fianchi, cioè li ho tutte io, vabbè, oggi ho avuto anche la febbre, vabbè. Ho deciso di fare questo mini video per dirvi un po' la situation, anche perché io spero che mi passi. Però non è neanche detto che io riesca a fare un video venerdì, quindi speriamo bene. In caso farò comunque qualcosa e stiamo a vedere. Anche perché, cioè, se io continuo così con questi mal di testa, muoro prima, perché veramente è una cosa bruttissima, un dolore talmente forte, mai avuto così forte un dolore alla testa, che proprio ti toglie le forze. Oggi a pranzo mangiavo con la, cioè, mi stava per cadere la testa sul piatto da quanto proprio non avevo le forze. E quindi vabbè, nulla ragazzuoli, io ormai vi saluto, vi ho detto tutto quello che sto passando, è un po' pesante perché comunque ormai sono più di 3 settimane che ho questi dolori, cioè i dolori alla testa mi sono venuti da qualche giorno, però il raffreddore, spossatezza e tutto ce l'ho ormai da 3 settimane, quindi proprio non ne posso veramente più. E nulla, fatemi sapere se almeno voi state bene, vabbè, spero di sì, perché non vi auguro di stare in queste condizioni, è veramente bruttissimo. E nulla ragazzuoli, scusatemi se non ho fatto un video decente, ma veramente non ce la posso fare. Come ho già detto, ho approfittato di queste poche ore in cui sto leggermente meglio grazie all'Aulin, perché altrimenti se no davvero, cioè, sto proprio da schifo. Ah, oltre al fatto del coso dei denti, ora poi vabbè farò l'aerosol, dato che non mi muovo più da casa. Prima, col fatto che dovevo prendere i treni e tutto, non potevo fare l'aerosol. Quindi farò l'aerosol, poi non mi ricordo che cosa devo. Mi è stato detto di fare l'Aulin, ma non una volta al giorno come antinfiammatorio, antidolorifico, ma proprio come una specie di cura. Per 3 giorni prendo l'Aulin 2 volte al giorno e poi stop. Quindi insomma staremo a vedere. Io vi tengo aggiornati comunque. E se venerdì vedete un video fatto bene, dove appaio io, perché magari faccio poi un video dove io non compaio e neanche parlo, quindi vuol dire che ancora sono mezzo morto. Se invece faccio un video tutto tranquillo, vuol dire che mi è passato tutto, ma tanto ve lo dirò, speriamo bene, sinceramente spero di sì, perché in queste condizioni non ce la faccio proprio, ma anche perché mi tocca stare praticamente fisso a letto. E ecco, due scatole, ecco, mettiamola così. Comunque ragazzuoli, vabbè, io per adesso vi saluto e vi do appuntamento, speriamo bene, col prossimo video venerdì alle 19. Ciao.